Il consigliere provinciale Rodolfo Labernarda, il capogruppo consigliare del PD al comune di Cotronei, Francesco Pellegrini, e il segretario comunale dello stesso PD, Nicola Belcastro, hanno tenuto stamattina nella sala azzurra della provincia di Crotone una conferenza stampa sulla questione delle terme di Cotronei. E quindi noi siamo molto preoccupati perché riguardava un progetto che poteva radicalmente cambiare diciamo, l'economia, oltre che di un paese, di un territorio. L'oggetto dell'incontro sono stati i fondi per la realizzazione dell'opera, per la quale erano stati stanziati 2 milioni di euro, adesso sottratti per essere impiegati altrove. La nostra preoccupazione è che viene da una delibera di giunta provinciale del 29 aprile del 2009, dove sono stati tolti i primi soldi. Il gruppo di minoranza al comune di Cotronei ha evidenziato le responsabilità dell'amministrazione provinciale guidata da Sergio Iritale e da quella comunale con a capo Mario Scavelli per la mancata realizzazione dell'opera. Il 29 di aprile del 2009 la giunta Iritale ha già tolto più di 1 milione di euro. Dopo questo primo taglio, che si è dimezzato l'importo, la giunta Zurlo, adesso con la delibera delle opere pubbliche, ha ulteriormente tolto l'altro 1 milione di euro.